Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a mettere la formazione in vista della prossima giornata, che sarà la 32esima per quanto riguarda la nostra lega, cioè il nostro fantacalcio, 34esima invece di Serie A, quindi siamo comunque verso la fine. Affronterò il nonno in classifica, se non mi ricordo male, e tra l'altro mancano ancora diverse ore. Lui non ha messo la formazione, ma come vi dicevo, mancano ancora diverse ore, quindi ha tutto il tempo per poter metterla. A questo punto, però, tocca a noi mettere la formazione e vedere un po' chi schierare e chi no. Ah, vabbè, parte la pubblicità occulta, tra l'altro. No, ovviamente no. Nuovo iPad, no, adesso non prende neanche, quindi la pubblicità ci mette 3 ore per finire. Niente, prende pochissimo. No, in realtà dovrebbe essere partita. Che momenti. Ulteriori informazioni. Cosa devo informarmi? Vabbè. Ah, nuovo iPad Air. Vediamo un po', magari ci spoilerano qualcosa. Ma no, che grande spoiler. Non vedo l'ora. Niente. Si è fermato perché ovviamente prende pochissimo. Ottimo, devo dire. Ottimo direi, come diceva qualcuno. Piccola oscurata, vediamo un po' se prende meglio. Ma dimmi te se io devo perdere 30 secondi per che non va il wifi. Dai, su, 13 secondi mancano. I 13 secondi più lunghi della mia vita. Se non partono sono lunghissimi, quindi. Ah sì, sono partiti. Assurdo, veramente assurdo. Compatibile con Apple Pencil Magic Keyboard. Niente, si sono fermati ancora. E vabbè, è un supplizio, come dice qualcun altro, rispetto a qualcuno che abbiamo detto prima. Cioè, veramente, da 7 secondi su, è assurdo. Niente. No, non posso saltare il video. Perdo il premio mi serve. Oh, si è fermato. Oh, comunque, veramente assurdo. Non, anche se questo video durerà 12 minuti, non mi interessa. Adesso deve finire la pubblicità. 4, 3, forse. Oh, forse. Forse se. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Oh, 2 minuti e mezzo per sta me. Vabbè, non aggiungo altro. Allora, per quanto riguarda la porta, sta giornata. Allora, Cragno a Genova con il Genoa. Silvestri contro il Bologna. Ah, Vicario lo escluderei per il momento. E poi abbiamo Silvestri a Cragno. È tosta, però io punterei più su Cragno, onestamente. Anche se per il Genoa questo è uno scontro importantissimo, perché è una delle ultime chance per poter salvarsi. E sapete che sono molto indeciso? Però io ho detto Cragno, quindi andiamo su Cragno. Poi ovviamente potrò cambiare idea, cambiare formazione, cambiare vita. No, comunque penso di puntare proprio su Cragno. Adesso cerchiamo di metterlo meglio. Poi, per quanto riguarda invece la difesa, a difesa abbiamo Biraghi, Bremer, Moli. Direi di puntare su Biraghi, che ha giocato in Coppa Italia, però ci punterei lo stesso. Bremer contro lo Spezia. E come ultimo, Molina col Bologna. Secondo me ci può stare. Poi, primo panchinaro, ci piazzi Karsdorp, Nuitink e sì, Merlic. Poi a centrocampo. A centrocampo invece abbiamo allora. Stagionata è tosta a centrocampo perché Pereira è in dubbio, ma dovrebbe essere infortunato, quindi non lo metterei sinceramente perché è rischioso. C'è il rischio di giocare con. Rischio che non mi giochi, che mi entrino nella panchina, che poi non è che sarebbe un grandissimo problema, però. Meglio non metto titolare. Sottil non lo so onestamente. Svanberg ci punterei per il momento, così come anche su Barak. Poi vi direi Frattesi, nonostante porti pochi bonus, però la Juve ha giocato in Coppa, quindi non si sa mai. E ci piace anche Luis Alberto, nonostante non è che stia esaltando particolarmente, però ce lo piazzi lo stesso. E Sottil, vabbè, qua. Davanti, vediamo un po' l'attacco. Allora, in attacco, Beto infortunato.
Cutrone onestamente lo eviterei e direi di andare. Qua è tosto in realtà. Perché Abram penso di averlo quasi sempre messo onestamente. Però gioca Milano contro l'Inter. Partita molto molto complicata. Per quanto possa comunque andare a segno, andare a rete, non lo so. Ma in questo momento mi sento più di buttare dentro Brecalo. Caprari, che tra l'altro lo gioca una partita da ex. E che da quando l'ho preso al Fanta ha fatto pochissimi bonus, come praticamente tutti quelli che prendo, accade a tutti quelli che prendo, e Nico Gonzalez, primo panchinaro comunque, Abram, poi vabbè, Cutrone e Beto. Questa è la mia formazione, ora dubbi, grandi dubbi in porta in realtà, Cragno, Silvestri, in questo momento punterei più su Cragno, però ripeto, c'è un dubbio abbastanza importante. In difesa in realtà non ho particolari dubbi, così come a centrocampo, sì magari. Stavo pensando se mettere Bairami o meno, ma onestamente lascerei questi. Davanti invece, sì, potrei provare a mettere Abram, però onestamente lo terrei in panca in questo preciso istante. Poi, mancando ancora diverse ore, potrei cambiare idea, ma, non, ma adesso no. Comunque, questa è la mia formazione, questo 3-4-3 con Cragno in porta, Bilaghi, Bremer e Molina a comporre il terzetto difensivo, Svanberg. Sto dicendo Svanberg. Svanberg, Balak, Frattesi e Luis Alberto a centrocampo con Brecalo, Caprari, Nico Gonzalez lì davanti. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.